Il Museo Nazionale di Belle Arti a La Valletta custodisce in uno splendido palazzo opere di grandi artisti come Turner, Guido Reni e Ribera, oltre a una selezione dei migliori artisti maltesi e soprattutto la più importante collezione al mondo di opere di Mattia Preti. Abbiamo chiesto ad Alexander De Bono, curatore del museo, di presentarci alcuni di questi capolavori, a cominciare dal celebre San Giovannino. Questo quadro è uno dei quadri più popolari che Mattia Preti ha mai dipinto. Mi piace tanto di questo quadro lo sguardo del Battista. È uno sguardo intrigante che fa pensare ad un personaggio molto sicuro di sé, molto determinato, molto convinto di quello che sta portando avanti, che sta indicando, senza nessuna esitazione, senza nessun ripensamento, che pure fa pensare al modo di pensiero di un cavaliere del 600 che veniva istruito al martirio. Dobbiamo tenere in mente che i cavalieri di San Giovanni venivano istruiti in maniera tale che uno che muore in battaglia ha un accesso diretto all'eternità, al paradiso. E questo quadro è un prodotto di questo modo di pensare. Un'opera in cui l'influenza dei chiaroscuri di Caravaggio su Mattia Preti è molto evidente è Il Dubbio di San Tommaso. Il centro del quadro rimane sempre il Cristo e il San Tommaso, che viene racchiuso in un triangolo. La mano del Cristo che riprende la forma unilaterale di un triangolo con tutti gli altri personaggi che assistono alla scena che domina il quadro, che però sono fuori da questo dialogo che poi viene evidenziato anche dalla luce. Ci sono due tipi di luce, c'è una luce interna dello spazio architettonico, dello spazio temporale che illumina il dorso del San Tommaso e indica le facce degli apostoli che assistono, ma c'è un'altra luce divina che riguarda più il Cristo, che lo evidenzia dai personaggi che lo circondano. È un discorso molto raffinato di uso di luce pure in questo quadro qua. Un altro quadro che ebbe grandissima fortuna è Il Martirio di Santa Caterina d'Alessandria, in cui il carnefice si appresta a decapitare Santa Caterina quando un fascio di luce divina investe lui e la santa. È un discorso anche qui raffinato che confronta anche anatomicamente una maschilità pesante, molto forte anche per quanto riguarda il lato fisico, che non può nulla contro una fanciulla fragile protetta dal Signore. La santa viene tratta in maniera splendida, straordinaria. Lei sta al centro del quadro, il fuoco centrale del quadro, anche se sta in un secondo piano, non sta in un primo piano. 20 anni dopo, Mattia Preti tornerà a trattare il tema del martirio di Santa Caterina per la pala d'altare della chiesa parrocchiale del villaggio di Zurri. Rispetto alla Santa Caterina di 20 anni prima, Mattia Preti aumenta il numero di personaggi, creando quasi un campo di battaglia attorno alla figura gloriosa della santa, che con gli occhi fissi al cielo ignora quello che le succede intorno. Cambia anche l'uso del colore, col prevalere dei gialli e dei colori della terra, come ci spiega Giuseppe Mantella, restauratore. Arrivando sull'isola è come se man mano tutto diventasse e si amalgamasse a quello che è la luce di Malta. Quindi questo giallo della pietra maltese che entra anche nei dipinti. Persino nella preparazione dei suoi dipinti alla fine inserisce questa pietra, questo colore, questo giallo. L'abbiamo ritrovata durante una serie di interventi di restauro, caratterizzata dalla presenza di alcuni fossili, ma è come se Mattia Preti e la luce di Malta e il materiale diventassero un tutt'uno. L'ultimo grande capolavoro dipinto da Mattia Preti nel suo lungo soggiorno maltese si trova nella suggestiva cittadina di Vittoriosa, la prima capitale dei cavalieri a Malta. Mattia Preti, all'età di 76 anni, quindi una persona già molto anziana, realizza uno dei suoi capolavori, il suo dipinto più grande, un dipinto che rappresenta il martirio di San Lorenzo e misura più di 4 metri per 6. Con questi personaggi costantemente in movimento, ma all'interno della staticità di questo panorama, il panorama romano che ricorda appunto la sua giovinezza passata a Roma.